Quello che leggerò è un passo tratto da un libro di Gino Strad, Una persona alla volta. Il libro è uscito nelle librerie 3 giorni fa. Gino Strada, che ha lasciato il 13 agosto scorso, non poteva sapere quello che sarebbe successo al mio paese oggi. Ma le sue parole sono attuali, perché la guerra è prima di tutto un fatto banale, perché ogni guerra porta sempre morte, distruzione, sofferenza. Siamo tutti, amministrazione comunale, parrocchie, associazioni e cittadini, per dire che abbiamo a cuore la pace. L'umanità intera ha problemi gravissimi da risolvere e per affrontarli servono risorse, tante che già esistono. Ogni F-35 costa quanto allestire 1000 posti letto in terapia intensiva. Basta scegliere, non è difficile. Un ragionamento semplicistico, dirà qualcuno. Gli impegni internazionali, gli equilibri geopolitici, perfino i posti di lavoro vengono evocati da decenni per dire che no. Non è possibile togliere i soldi alla guerra. E invece un modo diverso di vivere su questo pianeta è possibile. Non è una questione di risorse che mancano, ma di scelte che non si fanno. È arrivato il momento di decidere che priorità ci diamo come società. La vita delle persone o la guerra? Salute, istruzione gratuita, un lavoro dignitoso e protezione o fame? Sofferenza per molti. Non è troppo tardi per andare in una direzione più giusta. Non lo faranno i nostri governanti, non lo faranno i politici. Spetta a noi, in quanto persone e non in quanto cittadini di questo o quel paese. In quanto persone che si riconoscono semplicemente come membri della stessa specie. Spetta a noi invertire la rotta per evitare la sofferenza di centinaia di milioni di esseri umani. Non è troppo tardi per far sentire la nostra voce di cittadini del mondo. Grazie.